Ricerca e scoperte. Benvenuti su Futuris. Opere che si distruggono, non per volere di artisti anticonformisti del dopoguerra, critici della società consumista, ma a causa della loro materia prima. La plastica si deteriora e gli oggetti d'arte nati da essa cominciano ad invecchiare. Ci è voluto tempo, ma ora ci si preoccupa sempre di più. Il più moderno dei materiali che gli artisti della pop art trasformarono in elemento nobile può sembrare indistruttibile, ma al contrario mostra il suo lato debole. Il problema principale della plastica è che si sta deteriorando, si sta autodistruggendo. Migliaia di sculture, oggetti di design, pellicole e film storici sono a rischio. Questa pellicola si degrada, diventa viscosa e emana l'odore molto forte dell'acido acetico, l'aceto. Parigi e Londra, due grandi capitali della cultura, ospitano importanti musei e gallerie. Tra le loro collezioni, oggetti creati a partire dalla plastica. Come preservarli diventa una questione urgente. Brenda Keenaghan lavora ad una ricerca europea pionieristica sull'invecchiamento dei materiali sintetici. La plastica è abbastanza diversa da altri materiali in termini di conservazione perché può deteriorarsi molto rapidamente. Può restare in ottimo stato per anni ed anni, ma sei mesi dopo l'ultima verifica puoi trovarla in cattive condizioni. E quando questo succede, c'è poco da fare. Nel dopoguerra i designer hanno esaltato la plastica come nuovo materiale high-tech. Ora i loro lavori sono pezzi da museo, come le sedie Pantone con le loro linee eleganti e la sedia Colombo, la prima ad essere modellata in un unico pezzo di plastica ABS. Questa sedia sta ingiallendo a causa della struttura chimica del materiale. Assorbe la luce del sole o il calore, assorbe ogni tipo di energia e questo modifica la struttura del materiale che sta diventando più scuro. C'è chi suggerisce di sostituire queste opere con delle nuove, identiche, ma questo è contro l'etica del museo. C'è una contraddizione tra la precarietà della plastica e il fatto che i musei vogliano conservare gli oggetti per sempre. Questo è un problema. Tuttavia, collezioniamo oggetti originali, per cui non possiamo accettare l'idea che questa sedia Pantone degli anni 60 sia sostituita con una costruita negli anni 2000 o forse nel 2050. A morire lentamente non sono solo gli oggetti del design interno, ma anche film, cartoni animati, fotografie. Lo scienziato francese Bertrand Lavedrin lavora assieme a colleghi di tutta Europa per comprendere meglio il deterioramento della plastica. Ecco una serie di cartoni animati realizzati con fogli di celluloide. Il polimero si è deteriorato, si è ritirato. Tutti gli elementi colorati tendono a staccarsi. Una delle questioni principali prese in esame dagli scienziati è perché la stessa plastica a volte si deteriora in modi diversi. Nella stessa famiglia dei polimeri alcuni possono degradarsi più rapidamente di altri senza sapere esattamente perché. Abbiamo cartoni animati, celluloide che si sono conservati molto bene per 40 anni e poi altri nell'armadio accanto che si sono deteriorati troppo. Acidi corrosivi, colori che ingialliscono superfici che si sgretolano, l'odore opprimente dell'aceto. Analizzare l'età della plastica non è sempre un'esperienza piacevole, ma è necessaria per fare un quadro del comportamento dei polimeri sintetici, dei diversi modi di perdere colore, deformarsi e degradarsi. Questi oggetti risalgono agli anni 50.
Si tratta di materiali davvero instabili e anche se vengono conservati in ottime condizioni probabilmente si deterioreranno. Questa gomma si ossida, vuol dire che l'aria l'attacca per cui diventa fragile e comincia a scrostarsi. Il PVC è rovinato dalla luce. Nei punti in cui la bambola era coperta dagli abiti resta più o meno lo stesso colore originario, ma in questi esposti alla luce è diventata molto più scura. E inoltre ha cominciato a scrostarsi perché il plastificante che la rende flessibile sta venendo in superficie. La scienza della conservazione della plastica è ancora ai primordi. Bertrand coordina una serie di esperimenti per capire come evolve nel tempo la struttura chimica della plastica. Voilà. Ecco, qui realizziamo test sull'invecchiamento accelerato dovuto alla luce o al calore. Questa schiuma ha trascorso 2 settimane a 90 gradi e ad un'umidità del 50% ed ora è ingiallita e fragile. L'obiettivo è capire in che misura la temperatura e il calore accelerino l'invecchiamento e come si possa rallentarlo attraverso dei processi, delle protezioni, quando sono esposti nei musei o all'esterno. Le opere d'arte devono essere anche pulite e conservate. La plastica può essere scaltra, molti polimeri sono altamente sensibili ai solventi e anche all'acqua. C'è anche il rischio che gli oggetti di plastica rilascino sostanze chimiche che possono danneggiare altri materiali in esposizione. È una sfida nuova nel mondo dei musei. È stato fatto molto lavoro sulla degradazione della plastica nell'industria edile. Lì quello che fanno è sostituirla. Ma nei musei si fa qualcosa di differente. Non vogliamo sostituirla, ma cercare di fermare quello che sta accadendo. Invertire la rota è impossibile, per cui cerchiamo semplicemente di capire come possiamo rallentarne il ritmo. È un grosso problema perché gran parte del nostro patrimonio culturale è fatto o di film o di fotografia, ma anche di oggetti in materiali sintetici che possono deteriorarsi e questo rappresenta una grande parte della nostra eredità culturale. I primi passi nello sviluppo di metodi per l'analisi, la protezione e la conservazione dei polimeri sono stati fatti. Forse la plastica è il simbolo estremo della società dell'effimero, ma merita anch'essa di essere conservata per i posteri.